queste nazioni di preziosi non mi interessa nulla, ognuno ha il suo carattere e c'è chi reagisce guardando i problemi interni e c'è chi reagisce guardando i problemi da altre parti. Lui ha preferito reagire così e poi l'opinione pubblica si farà le sue ragioni, quindi non mi interessa assolutamente. Io cerco di guardare in casa mia e quello che riesco a trarre dalla partita che abbiamo fatto è che abbiamo fatto una partita ottima, secondo me, dove non si è rubato nulla e quindi sono contento così. Poi di quello che dicono gli altri sinceramente non mi interessa, anche perché ognuno ha le sue idee, ognuno ha le sue convinzioni, ognuno dice la sua e non è che possiamo stare a sentire tutto quello che dicono gli altri. No, è un modo di dire, nel senso che quando si dice che una squadra ti fa giocare male è perché gioca bene, perché sa occupare gli spazi, perché sa scivolare, perché sanno difendere, quindi è a tutto vantaggio, è una frase che va a tutto vantaggio della squadra di cui si parla, cioè nel senso che il Chievo è una squadra che gioca bene, che sa ripiegare quando deve ripiegare, sa attaccarti in avanti quando ti deve attaccare in avanti, e quindi per questo, essendo una squadra molto ben messa in campo e che gioca un buon calcio, inevitabilmente ti mette in difficoltà chiunque e gioca bene lei, non è che ti fa giocare male, gioca bene lei. Quello che si dice tante volte anche di noi, no? Il Pescara è una squadra che ti fa giocare male perché i meriti sono i nostri, perché sappiamo quando ci riusciamo, sappiamo stare bene in campo, sappiamo ripartire, sappiamo ripiegare, sappiamo fare tutto. Quando una squadra è... Ma per me, per come la penso io, se io vado a vedere le regole, o le togli tutte e due o le mantieni tutte e due. Cioè non ha senso toglierne una, vuol dire proprio... Cioè lì, qui si parla di oggettività e volontarietà. Una cosa che è certa è che la volontarietà non c'è, quindi... Beh, ma la prova TV, ma quella è una decisione che spetta agli organi competenti. Noi possiamo anche accettare una prova TV, cioè noi del mondo del calcio, giornalisti, allenatori, giocatori, possiamo tranquillamente accettarla, se è una regola noi l'accettiamo. Il problema qual è? È che poi se noi accettiamo una regola, dopo bisogna andare a vedere tutto. Cioè bisogna andare a vedere tutto. Allora bisogna andare a squalificare anche, bisogna andare a commentare, non a squalificare perché non è detto, bisogna andare a commentare anche quello che è successo con Icardi con l'Inter o altre cose. E si creano dei precedenti, a mio avviso, molto molto pericolosi. Cioè basta stabilire una norma, ma la norma c'è già, è quello che è il problema. Il problema è che la norma c'è già. Cioè la norma dice che se tu prendi prima una parte del corpo e poi va su un braccio, non c'è volontarietà. Siccome c'è una cosa palese, oltre al fatto che era rigore, ma non l'abbiamo visto dopo, perché rigore c'era, inevitabilmente dobbiamo dire, per tanti motivi, perché certamente secondo me uno con una difesa come quella del Chievo, che ha giocatori molto prestanti fisicamente, ci vuole anche qualcuno che abbia un po' di peso specifico, e lui certamente ce l'ha. Beh no, la guerra, insomma, loro son grossi, quindi secondo me un po' più di peso specifico ce l'ha, e poi per altri motivi, anche per mettere Gianluca in condizione di rendere meglio, magari partendo da una parte del campo, giocando tra le linee, quindi insomma, è un'altra cosa, insomma.